ragazzacci, io sono il 125, oggi siamo qui su Eurotrack Simulator 2, arriveremo fino al 500 km, quindi questa è la terz'ultima puntata che facciamo su questo DAF, quindi gustatelo che poi lo dobbiamo cambiare. Abbiamo detto che dopo questa... ok, qua devo andare dritto, perfetto. Quindi rimettiamoci al centro, se no andiamo a Berlino. Noi non dobbiamo andare a Berlino, dobbiamo tagliare Berlino. Stiamo passando sotto Berlino, vedete che là c'è scritto nel navigatore Berlino in alto a sinistra, adesso è scomparso, ma riapparirà forse. Comunque noi non dobbiamo andare a Berlino, dobbiamo andare verso Slovacchia, verso come cazzo si chiama? Bistrica, non sa neanche dirlo. Ok, perfetto. Abbiamo 2 ore di sonno, alla prossima piazzola di sonno di sosta ci fermiamo per dormire e fare del carburante, quindi ricordiamocelo, non dimentichiamocelo. Questi qua mi sorpassano a destra, perfetto. Ok, continuiamo. Dresden, Praga, ok, vedete che c'è scritto Praga, quindi vuol dire che stiamo andando nella giusta direzione. Se ci fosse fino alla nostra destinazione sempre una bella autostrada, 3 corsie, senza traffico, sarebbe veramente l'ideale. Ci vorrebbe un bel giro in autostrada, così proprio bello libero, che tu ti metti là, lasci anche lo sterzo, dici boh, vai dritto per dritto e lui va da solo, guarda, da solo, senza mani. Vai, lasciamo stare, autista Mads, come cazzo ti chiami? Vaffanculo, ma quello lo licenzio, che nome è Mads? Non so neanche come cazzo ti chiami. Comunque, continuiamo qui, dobbiamo fare altri 200 km, però dobbiamo fare la sosta, ricordiamoci della sosta, che sennò me la dimentico sempre, anche perché stiamo finendo la benzina, quello è un problema. Abbiamo 500 km di benzina, però vedete che là davanti, dopo quella curva, ci sono delle benzine, delle cose, là ci fermiamo, facciamo benzina, facciamo le ore di sonno e ci togliamo il pensiero. Anche perché penso di recuperare un po', andando sempre così a 90, senza mai sosta, senza mai fermarmi, guidando sempre bene, penso di riuscire a farcela in meno di 11 ore, come vedete. I minuti scattano prima rispetto a quelli dell'orologio, vuol dire che sto recuperando del tempo, sto recuperando, quindi va bene così, recuperando questo tempo arrivo prima a destinazione e basterebbe una sosta sola, speriamo. Ancora non ne sono convinto. Qua dobbiamo metterci sulla destra, perché qua dobbiamo entrare nella piazzola di sosta. 1000 metri, ok, rimettiamoci sulla sinistra. No, che cazzo fai, aspetta, rimettiamoci sulla destra, va. Non camminano questi. Vai o non vai, guarda, oh. Come cazzo si fa a guidare così piano in autostrada? La gente vuole morire. Guarda, mettiamo l'11ª senza toccare il cambio, solo con lo shift. Lo shift è questo pulsante qui, ogni volta me lo chiedete, è qui, io l'ho settato. Quindi con questo pulsante qui cambio dalle marce dispari a quelle pari. Potete scegliere un po' come cazzo cambiare voi nel gioco, nelle opzioni, però con questo qui io cambio dalle dispari a quelle pari. Intanto lui inizia a sbadigliare e ci sta, visto che comunque noi adesso ci fermiamo fra 200 metri, quindi senza che sbadigli troppo, l'ho capito che devo fermarmi. Incasso 4.000 euro da chi? Da Andrei, ok, grazie Andrei. È qui che deve entrare? Sì, è qui che deve entrare. Ok, entriamo qui dentro. Vediamo un po' com'è messa sta strada. Ok, così. Facciamo prima ogni cosa, facciamo benzina. Quindi benzina al massimo. Ok, decima. Freno sempre troppo. Devo imparare a frenare meglio. Ok. Spegni il motore, perfetto, premi invio, tieni premuto invio. Mi dà fastidio dover tenere premuto invio, cioè fallo, quello voglio fare io, non è che voglio fare altro. Dai che ce la facciamo. Metteremo un sacco di soldi, sapete che mettiamo un sacco di soldi adesso in questo camion? Ok, 900 euro, ci sta. Andiamo a dormire, andiamo, anche perché abbiamo 1 ora e mezza di sonno, quindi ci può stare. Allora, dove ci mettiamo? Che cazzo è stato? Ok. Mi metto qui, dietro quello BCP. Ok, mi metto. Salve. Ho capito, non sbadigliare più. Mi fa venire sonno. Mettiamoci qua, perché non mi fa dormire? Ok, premi il pulsante. Premi invio. Ok, perfetto, ti sto riposando. Ok, perfetto, le 4:10 vuol dire che partiamo di giorno. Questi ancora dormono. Scusatemi, che cazzo dormite? Quando partite? Mai? Oh, io gli suono, continuo a suonare, così li sveglio questi qua. Devono fare delle consegne, o non le devono fare. 17.000 da Jacek. Quanti soldi, Jacek? Bravo Jacek. Mi piace Jacek. Lilly non l'ho letto, purtroppo.
8.000 euro da chi? Da Will, grande Will. Apriamo un po' gli abbaglianti. Ok, perfetto. Quindi carburante ne abbiamo. E anche Natalia, grande Natalia. Grandissima Natalia. Alvin, 5.000 euro. Guarda quanti soldi stiamo facendo. Hanno lavorato un bel po', hanno lavorato, eh. Quella è Giana, 6.000 euro da Giana. Ok, perfetto. Sto morendo, devo bere un po', devo bere. Posso bere mentre registro? Sì che posso bere. Ok, ho un po' sbandato a destra e a sinistra, ma stavo bevendo, purtroppo, non posso fare di più. Siamo di nuovo ai nostri 90, siamo sulla nostra strada, abbiamo le luci accese, guardate come illuminano bene, veramente benissimo, ci stiamo trovando bene con le luci di questo camion, luci e freni funzionano, è un po' la stabilità che non mi convince, un po' la stabilità. Abbiamo un sacco di soldi per comprare il camion alla fine di questo coso, di questo viaggio. Vi ricordo che prenderemo un Iveco, ma adesso vediamo se prendere l'Iveco, non l'abbiamo mai preso, perché di solito prendo l'Iveco che costa poco per darlo agli autisti, però per noi prenderemo un bel Ivecone. Sì, ci sta l'Iveco, ci sta. Adesso siamo ancora in Germania, vero? Fammi capire, siamo ancora in Germania, se mi dici qualche nome me lo puoi dire. Sarebbe bello tipo vedere un simbolo del paese in cui sei, così da capire dove cazzo ti trovi, perché io ogni volta non so mai dove sono. Allora, qui vado a dritto e poi giro per salire. Ok, perfetto. Fammi leggere qui sopra. Vaffanculo. Cazzo c'è scritto? Ma è più piano? Fammi vedere. Wroclaw. A Wroclaw ci siamo già andati, me lo ricordo, Wroclaw. Non capisco cos'è l'altro nome. Breslau. Dove cazzo stiamo andando? Vabbè. Comunque, saliamo su questa piccola rampa che ci fa immettere in un'altra autostrada. Tocchiamo un po' i freni, scaliamo in decima, così per avere più accelerazione, anche se siamo nella zona blu e consuma di più nella zona blu, però che me frega a me. Così, guardate che bella entrata che ho fatto in autostrada, che entra tona veloce proprio, bellissimo. E rincrociamo i piedi, perché comunque ormai siamo lì. Ci mancano 10 ore di sonno e dobbiamo fare 9 ore di viaggio. Perfettissimo proprio. Alla grande proprio andato. Sto recuperando tantissimo tempo correndo in questo modo, Sto recuperando veramente tantissimo tempo. E ci sta. Sperando poi di non perderlo in città. Vabbè, comunque, vediamo. Adesso dove siamo? Siamo ancora... Non so dove siamo, c'era scritto Dresden. Quindi credo che siamo ancora in Germania. Sapete che siamo ancora in Germania? Possibile? A Dresden non mi ricordo neanche se ci siamo andati o meno. Chi lo sa. Comunque continuiamo così e godiamoci il viaggio. Ormai questo episodio si sta concludendo. Abbiamo perso del tempo a fare benzina, a dormire. Del tempo, un pochino di tempo, non tantissimo. Almeno non piove, dai. Almeno non piove, già è una bella cosa. Quando piove è veramente un casino, Bronislaw, 2.000 euro. Cazzo, sono andato nella corsia sbagliata. Scusi, errore mio. Guarda il sole che... Guarda l'alba com'è bella in questo gioco. L'alba di Euro Truck Simulator 2, così come il tramonto, è qualcosa di incredibile. Io non so se aggiorneranno questo gioco con le DTX 12. Sarebbe veramente favoloso. Se lo aggiornassero sarebbe una grafica da spaccare. Anche se secondo me prima di aggiornare questo alle DTX 12 faranno direttamente American Truck Simulator con le DTX 12. Guarda che bello, guarda i raggi del sole che ti illumino, cioè è veramente bellissimo, mi illumino d'immenso. È una poesia, famosissima poesia, la poesia che tutti vogliono imparare a memoria. Chissà perché tutti quanti imparano a memoria questa poesia. Mi illumino d'immenso, punto, bella poesia del cazzo. Ti sei proprio sprecato, Almeno scrivi mi illumino d'immenso, fa caldo, una bella giornata, una minchiata. Mi illumino d'immenso, punto. Vabbè, ma lui era ermetico. Ermetico cosa? I contenitori sono ermetici. Quello è... vabbè, lasciamo stare. Non l'ho mai capito io. Come se io facessi una poesia con scritto... Piove sul bagnato. Punto. Che bella poesia di merda. Vabbè, comunque lasciamo stare adesso le poesie, che poi è un casino uscire da questi discorsi che voi sapete. Io entro in un discorso e poi chissà dove vado a finire. Però altre belle poesie potrei anche inventarmene, tipo corro, punto, corro, così, è una poesia,
posso scrivere quel cazzo che mi pare con le mie poesie, non posso scrivere neanche le poesie come mi pare a me. E che cos'è? Siamo in una dittatura, siamo, che non posso scrivere più le poesie che mi pare. Questo è il carico nuovo. Qua ci sono. Credo che ci sono i maiali. No, non è vero, non è vero. Questo qui si ferma, ok, perfetto. Dovevano esserci i maiali comunque lì dentro. Allora, mi fermo qui, bevo un goccino d'acqua, mi riprendo un po', ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!